Quello che andiamo a vedere oggi è un seminario base sul mercato delle valute, giusto per dire Forex e Foreign Exchange, le prime tre della parola Foreign e le Ex Exchange, quindi significa semplicemente, proprio letteralmente, mercato delle valute. Perché ha riscontrato così tanto successo negli ultimi 15 anni in particolare, direi, perché è un mercato davvero molto liquido, sempre aperto, i broker come noi offrono una leva abbastanza alta, quindi c'è anche il vantaggio poi per il trader che può andare ad operare su questo mercato con una quantità di soldi sul conto neanche così troppo alta, quindi ci sono una serie di vantaggi. È normale che come ogni mercato, prima di fare trading su questo mercato bisogna avere dei concetti base almeno. Quindi andiamo proprio con questo seminario ad approfondire questi concetti base. Vi ricordo che potete sempre utilizzare la chat per fare tutte le domande del caso. Quindi il mercato del Forex, vado molto veloce, è popolare per un vantaggio di liquidità, dato che ci sono tantissimi player, c'è una liquidità sterminata. Per l'effetto leva, quello che ho appena detto, che i broker offrono un effetto leva fino a 400 come noi. E quindi c'è il vantaggio da parte del trader con 1000 euro potenzialmente di potersi esporre con 400.000 euro. Tenete presente che il vero vantaggio della leva non è questo, ma quello di avere sempre della liquidità a disposizione sul portafoglio senza poi andare ad abusare, come fanno alcuni purtroppo, proprio di questo effetto leva. Il vantaggio è che sia sempre aperto, effettivamente il mercato delle valute apre domenica alle 23 e chiude venerdì alle 23, quindi si può tradare poi 24 ore al giorno, sempre. Copertura esposizione in valuta, quindi anche per le piccole e medie imprese che si vogliono coprire dal rischio cambio, anche loro partecipano ovviamente a questo mercato, non con un fine speculativo, ma solo con un fine di copertura, hedging. Informazioni immediatamente disponibili, spread ridotti, appunto perché è un mercato talmente liquido, quindi questi due punti sono molto collegati. Tra l'altro, quello che vi ricordo è che Sensi Markets è tra i leader mondiali e offre spread davvero ridotti, a partire ad esempio per l'euro dollaro da 0,7, difficilmente si vanno a trovare condizioni migliori. E per un discorso di trasparenza, questo cosa vuol dire? Magari la singola azione, la singola società può subire dei fenomeni come l'insider trading, perché magari la società è piccola, oppure può essere mossa facilmente, dato che è poco liquida, magari a singola azione, può essere mossa da il singolo fondo hedge, eccetera. Invece, muovere il mercato delle valute, dato che è molto liquido e ci sono tantissimi partecipanti, è davvero difficile, perché per spostare, ad esempio, l'euro-dollaro da 1,25 a 1,26 ci vogliono miriade di miliardi di dollari, quindi è difficile andare poi effettivamente da soli a influenzare il mercato delle valute. Invece, per quanto riguarda il mercato azionario, magari proprio l'azione di media capitalizzazione può essere mossa più facilmente da alcune banche o fondi di investimento. Quindi il mercato Forex è particolare anche per questo, perché poi è molto liquido e quindi è difficile che il singolo intervento può decidere le sorti del cambio. Quindi il cambio si muove per un insieme di motivi che poi andiamo a vedere. Come detto, il Forex è il mercato più grande del mondo, include scambi che avvengono tra grosse istituzioni bancarie, banche centrali, speculatori valutari, aziende multinazionali, governi ed altre istituzioni finanziarie. Le transazioni giornaliere raggiungono in media un controvalore di ormai 4 miliardi di dollari. Infatti questa slide è di qualche tempo fa, però questo si capisce subito come dal 1988, qua è riportato, quindi da tanto tempo fa, il mercato delle valute è diventato sempre più scambiato. Tra l'altro, in particolare proprio negli ultimi 10 anni, siamo ormai a 4 miliardi di dollari al giorno, quindi saremo ancora sopra questo indicato dalla slide. I turnover sono gli scambi, dato che c'è scritto sotto. Una piccola cosa veloce, storica: prima c'era un tasso di cambio fisso. Dal 1944 al 1971 i tassi di cambio delle principali valute sono stati fissati contro il dollaro americano attraverso gli accordi di Bretton Woods. Questi accordi fissarono un tasso di cambio tra tutte le valute rispetto al dollaro e tra oro e dollaro. Quindi tutte le valute avevano un tasso di cambio fisso rispetto al dollaro, quindi poteva essere che la valuta X valeva X dollari ed era fisso, e l'oro, scusate, l'oro valeva 35 dollari per oncia, quindi anche questo era fissato.
Invece ora, come sapete, anche l'oro ovviamente scambia in maniera libera, lo potete tradare in qualsiasi momento, perché anch'esso è sempre aperto, come il mercato delle valute, con il nostro CFD, vabbè, vale 1572 dollari l'oncia, quindi vedete prima valeva 35, adesso vale 1572, ma questo è un po' un altro discorso. Alle nazioni era proibito svalutare la propria valuta oltre il 10% per migliorare la propria posizione commerciale. Ad esempio, una valuta che attualmente non è fluttuante, non è liberamente tradabile da tutti, è il renminbi, lo yuan, comunque come volete chiamare, sempre la valuta cinese, che può variare entro un certo limite quotidianamente e non diversamente, quindi non è liberamente scambiabile come avviene per la maggior parte delle valute al giorno d'oggi. Come conseguenza i mercati valutari erano molto statici e il mercato Forex fu creato con l'intento di facilitare gli scambi tra governi, aziende e individui. Poi di fatto vedremo che il mercato Forex è una cosa un po' spontanea, nessuno ha mai creato di fatto il Forex. Il 15 agosto del 1971 il presidente Nixon rimuove il gold standard, il dollaro non è più quindi fissato ad un equivalente valore di oro. A partire dal 1973 le valute dei paesi principalmente industrializzati divennero fluttuanti essendo spinte da domanda e offerta di moneta. In un luogo che fisicamente non esiste, non è come per le azioni di Milano che poi prima venivano scambiate direttamente a Piazza Affari. E ora comunque ci vuole sempre l'accesso telematico a Piazza Affari. Il mercato Forex di fatto non esiste, è un insieme di scambi effettuati dalle banche, che quindi va a subire come tutti i mercati, poi di fatto ovviamente il discorso tra domanda e offerta. Quindi le valute sono scambiate sul mercato over the counter, OTC, dove gli scambi avvengono in modo bilaterale tra due controparti che autonomamente stabiliscono i termini del contratto. Questo cosa vuol dire? Come appena detto, non è che se voglio comprare Fiat la compro dove voglio, la compro presso borsa italiana. Poi è normale che magari il trader che lo fa non lo vede, perché tanto il trader vede la propria piattaforma, fa il compra e vende, però di fatto lo scambio avviene poi tramite borsa italiana, che quindi c'è un luogo fisico, c'è un regolamento, eccetera. Invece il singolo scambio tra le valute non avviene in nessun mercato regolamentato, non è che il mercato delle valute è a Chicago, New York, Milano, Tokyo, assolutamente no. Il mercato delle valute è semplicemente uno scambio, un accordo tra le parti, quindi il trader che vuole comprare l'oro dollaro lo fa attraverso la piattaforma, che può essere ad esempio CNC Markets, ad un determinato prezzo in un determinato momento. In questo momento 1,2573, quindi uno scambio praticamente tra le parti, un mercato over the counter. Il Forex, un mercato FX, usa sempre questa FX, è il luogo del quale un compratore e un venditore si scambiano differenti valute. I principali market maker, cioè quelli che fanno mercato, che forniscono liquidità al mercato valutario, dando costantemente un prezzo in acquisto e vendita, sono le più grandi banche al mondo, perché poi di fatto cosa fa CNC Markets? CNC Markets, dato che scambia valute con i propri clienti, poi di fatto ha un provider di riferimento, il più grande provider mondiale che possiede la più larga quota di mercato è attualmente Deutsche Bank. Però questo poi di fatto il trader in sé non interessa, cioè sia il trader che fa azioni, sia il trader che scambia valute, vede il prezzo sulla piattaforma, decide di comprare o vendere, poi quello che effettivamente conta, quando comprare, quanto comprare e perché farlo. I prezzi mostrati sul mercato Forex sono direttamente correlati alle quotazioni presenti sul mercato di valute interbancario. Comunque questa parte un pochino ci interessa poco, perché giusto comunque per definire il mercato Forex non è un mercato che effettivamente esiste, regolamentato, eccetera, è un mercato over the counter. Entriamo ora appunto nell'analisi di chi sono i players, i più grandi partecipanti, quelli che influiscono di più sul movimento delle valute, che poi al trader è semplicemente quello che interessa cercare di capire quando un trend eventualmente può partire e per quali motivi eventualmente un trend può partire su basi magari di macroeconomia. Ovviamente i principali partecipanti sono le banche centrali, che poi sono quelli che di fatto fanno meno operazioni, però quando le fanno, per la grande quantità di soldi che hanno a disposizione, possono influenzare il mercato, i gestori ad esempio di fondi, le società multinazionali, gli importatori e gli esportatori. Le banche centrali hanno un ruolo
della responsabilità economica, in particolare della politica monetaria. Sapete che ogni mese, nel primo giovedì del mese, si riunisce la Banca Centrale Europea guidata da Mario Draghi, decidendo sulla politica monetaria, così come tendenzialmente lo fa la Federal Reserve l'ultimo mercoledì del mese. Comunque ogni banca centrale un giorno, una volta al mese, si riunisce e decide sui tassi. La politica monetaria attualmente, sia in Europa e Stati Uniti in particolare, quella di mantenere tassi bassi, per carità, però le aspettative sull'andamento dei tassi, questa è la notizia che impatta di più sul mercato delle valute. Supponiamo che ieri Ben Bernanke, invece di dire che il presidente della Federal Reserve, quindi la banca americana, la banca centrale americana, diceva: io invece di tenere i tassi allo 0%, 0,025%, che sono così ormai dal dicembre del 2008, avrebbe affermato e deciso di mandare, di modificare i tassi allo 0,50%, quindi di aumentarli, e dato che gli investitori invece erano sicuri che il tasso di riferimento sarebbe stato fermo, una variazione dei tassi, per quanto minima, lo 0,25% ovviamente è poco, però a livello globale incide molto, e poi il fatto che avrebbe sorpreso i mercati con una decisione del genere avrebbe sicuramente mosso moltissimo il mercato delle valute, cosa che poi, vabbè, ovviamente non è stata fatta. La politica della Federal Reserve sarà quella di mantenere tassi eccezionalmente bassi per un lunghissimo periodo di tempo, si parla oltre il 2014 addirittura. Quindi le banche centrali, comunque, con quello che dicono, con le proprie affermazioni, sono quelli che muovono di più il mercato delle valute. La Bank of Japan l'anno scorso è intervenuta dopo la crisi, il terremoto, eccetera, con un intervento congiunto che ha fatto vendere yen, perché il Giappone è un'economia storicamente esportatrice. Andiamo a vedere come questo è servito e se è servito, e vi dico subito che non è servito, perché poi le aspettative sono state diverse. Nel senso che, se andiamo a vedere veloce graficamente, oh mio Dio, candela, togliamo gli studi, mettiamo dollaro yen, mettiamo 1-2 anni. L'anno scorso in primavera c'è stato il terremoto, era questa fase. Lo yen viaggiava attorno a 82 yen per fare un dollaro. C'è stato il terremoto, c'è stato un crollo. In pochissime giornate siamo arrivati a 77, quindi lo yen si è apprezzato perché prima c'erano 82 yen per fare un dollaro, dopo pochi giorni c'erano 77. Cosa è successo? Che sono intervenute le banche centrali congiuntamente, la Bank of Japan, la Federal Reserve, la Bank of Canada, la Bank of England e la Banca Centrale Europea, a vendere lo yen, quindi comprare di fatto dollaro yen. Quindi quando compri dollaro yen vuol dire che compri la prima valuta e vendi la seconda, quindi di fatto si andava a vendere yen. Quindi comprando comunque dollaro yen, quindi questo cross valutario, il grafico è salito, di conseguenza lo yen si è apprezzato, perché se prima ci volevano poi 72 yen per fare un dollaro, ce ne volevano 86. Il problema qual è stato? Che questa cosa non ha convinto i mercati e, nonostante l'intervento congiunto delle banche centrali che ha fatto ridecollare la valuta, il movimento poi del mercato successivo a questo è stato da tutt'altra parte, tanto che si è arrivati al minimo storico di 76 yen per un dollaro. Questo semplicemente anche perché lo yen è considerato un bene rifugio con tassi bassi, e quindi in caso di cali dei mercati azionari, il franco svizzero e lo yen sono cosiddetti beni rifugio, un po' come l'oro, quindi sono frequentemente comprati. Le risorse combinate nel mercato possono, qua c'è scritto facilmente, beh, non così facilmente, ma comunque superano la banca centrale. Questo che abbiamo fatto vedere è proprio un esempio: la banca centrale voleva che il dollaro yen salisse, cosa che effettivamente si è rivelata giusta nei primi giorni, però poi vedete nel lungo periodo questo il mercato ha portato da un'altra parte. Quindi questo per farvi capire che comunque la banca centrale impatta molto sulle decisioni, sul movimento delle valute, ma questo non è un mercato manovrabile, e vedete che poi il mercato ha portato dall'altra parte,
il movimento del prezzo. I gestori di hedge fund, i gestori di fondi pensione, eccetera, di vari fondi, comuni di investimento, intenzionalmente ricercano opportunità all'estero per massimizzare i rendimenti dei propri clienti, quindi possono fare trading. Avendo in gestione molti miliardi di dollari, negoziano giornalmente contro valori più alti rispetto alle aziende. Ci sono alcuni hedge fund che capitalizzano davvero miliardi di dollari. Multinazionali, concludendo affari e pagando fornitori di beni e servizi in diversi paesi, sono esposti al rischio cambio. Quindi l'impresa che magari ha sede a New York, però produce scarpe in Asia e poi le vende in Europa, ha un problema di rischio cambio, uno perché l'azienda è di New York, dove si vive con i dollari, produce scarpe in Asia e lì ci sono le varie valute, dipende magari dalla nazione. Poi vende in Europa, quindi ha un problema di cambio, perché dal momento della produzione al momento della vendita passano dei giorni e dei mesi e quindi molte multinazionali si coprono dal rischio cambio, quindi questo non è un trading speculativo per fare guadagno, per cercare di ottenere profitto dal movimento dei prezzi, ma è semplicemente bloccare il rischio cambio. Sono anche questi, ovviamente, players del mercato Forex delle valute. E poi, ovviamente, anche chi fa import-export influenza il mercato delle valute. Tassi di cambio, piccola annotazione per tutti. Il prezzo di una valuta espresso in un'unità di un'altra valuta definisce il tasso di cambio. Facciamolo direttamente dalla piattaforma, giusto per capire che cos'è il tasso di cambio, qual è la convenzione mondiale. Allora, c'è un po' una convenzione che dice che l'euro sta sempre davanti e lo yen sempre in fondo. Di solito anche il dollaro è sempre in fondo. Questo è un po' l'ordine delle valute. Cioè, voi non sentite mai dollaro-euro, sentite euro-dollaro. Di fatto non cambia niente. Però c'è, per fare un po' ordine, c'è una convenzione mondiale che dice che l'euro si mette sempre prima. Quindi voi non sentite mai yen contro euro. La valuta è euro-yen. Euro-yen. Poi c'è la sterlina, poi c'è il dollaro australiano, il dollaro neozelandese. Infatti se voi andate a vedere dollaro neozelandese contro dollaro americano si dice NZD USD. Non il contrario. Poi c'è il dollaro canadese, le corone, in fondo è sempre yen. Quindi, in poche parole, voi vedete la quotazione dell'euro-dollaro semplicemente perché l'euro si mette sempre prima. Questa è un po' una convenzione. Quindi, come si legge questa cosa? Che per fare uno della prima valuta, quindi per fare un euro, ci vogliono 1,2576 dollari. E non è che adesso il mercato si muove perché è sempre aperto. Quindi questa è la logica. Quando io vado effettivamente sulla piattaforma e dire guarda, comprami 10.000, lui cosa fa? Cosa fa il broker per te effettivamente? Va a comprare la prima valuta. Quindi il segno dell'operazione è il controvalore dell'operazione. Supponiamo di dire io compro 10.000, ma compri cosa? Compri 10.000 euro o 10.000 dollari? Compri sempre la prima valuta. A meno che non andate a toccare questa voce della piattaforma, però vi incito a non farlo mai, nel senso abituatevi a lavorare come fanno tutti, come si fa per convenzione mondiale. Quindi se compro 10.000, qua li dico quantità 10.000, vuol dire che CNC Markets per voi comprerà 10.000 euro. Facciamolo, 10.000 euro, compra. Andiamo a vedere nel portafoglio cosa succede. Il broker per voi va a comprare 10.000 della prima valuta, quindi 10.000 euro, e di conseguenza vendere il corrispettivo in termini della seconda valuta, che è dollaro. Quindi se quotava 1,2570 in quel momento, per 10.000 la quantità venduta è 12.576. Ovviamente, come logico che sia, come tutti i mercati, se il prezzo salirà io trarrò profitto, se il prezzo scenderà, io farò una perdita se vado long. In che termini guadagno o perdo? Allora, quando si va a comprare, si compra sempre nella prima valuta, il profitto perdita per convenzione mondiale è espresso nei termini della seconda valuta.
anche se poi per una facilità maggiore la piattaforma Sensi Markets va sempre a darvi la conversione già nella vostra valuta base del conto, quindi quello che poi vedete qua di fatto è il profitto perdita sulla singola posizione nella valuta base del vostro conto, che poi di fatto qua siamo in Italia, quindi è per la maggior parte dei nostri clienti in euro. Anche quando aprite conto potete scegliere che valuta aprire il conto, però tendenzialmente si apre in euro il conto, no? Bene, domande su questo? Mi sembra di no, tutto chiaro. Andiamo avanti. Se avete domande, per carità, ci mancherebbe. E questo abbiamo detto. Se si sta comprando il cambio sterlina-dollaro, GBP, Grand British Pound, la sterlina, USD è il dollaro. Si sta cercando di anticipare una crescita della sterlina inglese a spese del dollaro americano. Questo per ribadire che quando io dico compro, compro la prima valuta. Quindi se compro la prima valuta, in questo caso sterlina, magari a questi livelli, io penso che il mercato, il prezzo salirà. Basta, semplicemente. Valentino mi chiede, nell'intraday qual è l'orario migliore per tradare euro-dollaro? In mia opinione, almeno per le strategie che abbiamo proposto frequentemente, come candlestick e pattern, operatività intraday swing trading, quello seminario, se non avete andatelo a chiedere info, che ho cmcmarkets.it, quello, un time frame molto pulito, molto tranquillo per chi fa intraday sul mercato delle valute, è il 30 minuti. Il 30 minuti è un ottimo time frame. I time frame più utilizzati nel mercato delle valute sono, vabbè, il giornaliero, come tutti gli strumenti finanziari. Il 4 ore è uno strumento, è uno molto 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 utilizzato, tra l'altro dato che ci siamo, canale rialzista sull'euro-dollaro, siamo proprio in questo momento sulla base del canale, questo è un po' un altro discorso, poi abbiamo il time frame orario che è molto utilizzato, il 30 minuti è molto utilizzato, poi è normale che ognuno è libero di utilizzare qualsiasi time frame voglia. Tra l'altro io dico sempre, il 30 minuti è un ottimo time frame, soprattutto se usate pivot points o cose del genere, dipende anche sempre un po' che studi fate. Ad esempio la strategia che sto un po' seguendo, vi proporrò poi inizio luglio, sulle Kinashi, sta dando dei buoni risultati sui 5 minuti addirittura sull'euro-dollaro, quindi per carità, il miglior time frame in assoluto non esiste mai, bisogna anche cercare di capire quello che una singola persona vuole fare. Quello che dico io, se una persona ha poco tempo per seguire il mercato delle valute o qualsiasi altro strumento finanziario, magari a mezz'ora al giorno, piuttosto che fare trading su un grafico a un minuto per mezz'ora, può tranquillamente anche decidere di fare trading sul giornaliero, perché poi il giornaliero è di fatto quello che ti permette di seguire meno, è normale che ci saranno stop loss e take profit più lunghi. Quello dipende proprio da come uno vuole utilizzare, però il time frame più utilizzato sull'euro-dollaro è il 30 minuti che dà segnali tecnicamente molto puliti, giusto per dare un'indicazione. Questo l'ho anche sempre un po' ribadito. Invece sugli indici il 15 minuti. Queste sono le valute più negoziate, l'euro-dollaro, vabbè, l'euro, il dollaro, lo yen giapponese, il dollaro canadese, il dollaro. Allora, un po' di correlazioni, giusto per, poi ne parliamo se c'è tempo anche alla fine. Lo yen è inversamente correlato al mercato azionario, cioè se l'azionario tende a salire, lo yen tende a deprezzarsi. Il dollaro canadese, uno forse non lo direbbe, ma il Canada è un paese produttore ed esportatore di petrolio, quindi è la valuta più correlata al petrolio. Il dollaro americano, vabbè, qua c'è una correlazione assolutamente inversa con l'euro. L'euro e il dollaro americano sono correlati negativamente, cioè uno tende a muoversi in maniera opposta all'altro. Per il semplice motivo che l'euro-dollaro è la moneta più scambiata al mondo. Quindi se uno compra l'euro-dollaro, cioè compra l'euro-dollaro, vuol dire che compra euro e vende dollaro. Per questo semplicissimo motivo l'euro è inversamente correlato col dollaro. E poi ci sono tutte le altre valute. Ad esempio una valuta correlata all'euro-dollaro è la sterlina-dollaro. La sterlina tende a essere correlata all'euro. Poi ci sono una serie di valute molto scambiate, come ad esempio il dollaro australiano. Il dollaro australiano è correlato decisamente al rame, perché, semplicemente perché come, per lo stesso motivo del Canada con il petrolio. L'Australia è un paese produttore ed esportatore di rame.
Tra l'altro, il dollaro australiano è molto correlato anche all'andamento delle borse, semplicemente perché se lo Standard & Poor's, la borsa americana, va bene, quindi la produzione industriale pare andare bene, c'è una maggiore produzione di rame e di conseguenza l'Australia è un paese produttore e esportatore di rame, soprattutto in Cina, verso l'Asia, e quindi c'è una correlazione diretta con lo Standard & Poor's americano anche. Vedete, poi quando si fanno una serie di ragionamenti sulle valute, ecco, un po' la peculiarità del mercato delle valute e delle materie prime è che c'è un po' anche una correlazione su questo, quindi si hanno delle notizie, più notizie per fare trading, ecco. Le valute più negoziate sono sicuramente l'euro-dollaro, che è il 28% degli scambi, poi il dollaro-yen, il 18% degli scambi, il dollaro-yen, soprattutto nell'area Asia e chi vuole fare trading di notte, quando... Infatti, euro-dollaro e dollaro-yen sono le valute più liquide, quindi quelle che hanno uno spread decisamente inferiore. Poi, queste sono un po' le sigle, i codici più utilizzati, quindi CHF è il franco svizzero, CAD è il dollaro canadese, HKD è il dollaro di Hong Kong, SGD è il dollaro di Singapore, NZD. Queste sono un po' le valute più scambiate ed evidenzio, quindi sicuramente il franco svizzero, il dollaro neozelandese, il dollaro canadese sicuramente. E quando c'è, no, NZD c'è, AUD, che abbiamo visto prima essere il dollaro australiano, questo va sicuramente aggiunto a AUD, e poi le corone, corone norvegese, corona svedese e corona danese sono anche abbastanza scambiate. Sta traendo sempre un po' più turnover, dato che è un paese emergente. USD ZAR, cioè ed EUR ZAR, quindi comunque ZAR e Rand sudafricano. In passato molto la lira turca era un po' meno, sta prendendo più piede ora ZAR, che è il Rand sudafricano. Queste valute le trovate ovviamente sulla nostra piattaforma, basta che le andate a cercare, quindi cliccate in alto a sinistra, o fate la ricerca classica, all'inizio avete Foreign Exchange e le andate poi a cercare, o molto più facilmente, se sapete appunto il ticker, il codice, andate a digitare senza spazio, ad esempio volete l'euro contro la valuta sudafricana, sapete che l'euro è euro e valuta sudafricana è ZAR, come abbiamo appena visto, quindi vedete, lo trovate subito. Quello che vi vado a dire è, questo è molto importante, tradate sempre lo spot. Perché vedete, per le valute vi appare sempre la scadenza, outright c'è scritto. Quelle evitatele, quelle sono state create per le piccole e medie imprese che si vogliono comprare dal rischio cambio. Se io voglio coprirmi dal rischio cambio per 9 mesi, andrò a selezionare l'outright a 9 mesi. Invece, per chi fa speculazione, quindi il 99% di voi praticamente, andate sempre sullo spot. Questo ve lo dico, è importante, quindi euro-dollaro spot. Euro franco svizzero spot, euro sterlina spot, sempre lo spot. Tra l'altro lo spot, oltre che sulle valute, ce l'abbiamo anche sull'oro e sull'argento, quindi potete anche tradare silver spot, argento spot. Tipi di contratto Forex, qua ancora non mi soffermo più di tanto perché poi voglio dedicare più tempo alla parte finale, che è la parte più importante, che sono le notizie. I contratti spot, giusto per farvi vedere, sono sicuramente quelli più scambiati, quindi quelli che offriamo noi. Tradate tranquillamente quelli. E il contratto quindi più popolare, comunemente utilizzato, CNC Markets offre 85 differenti contratti spot, con spread davvero minimi. Contratti forward sono quelli che avevo appena detto, quelli con le scadenze. Margini richiesti. Margini richiesti, come sapete, ecco, facciamo una distinzione tra spread, interessi e margini, perché su questi a volte si fa un po' confusione. Allora, lo spread è semplicemente differenziale tra denaro e lettera, cioè tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, è una cosa molto semplice. Come sapete, nel mercato Forex, se i soliti non aggiungere una commissione, si fa storicamente questa cosa di comprare tutto incluso, quindi, che include già il guadagno del broker, perché poi ovviamente il broker, come CNC Markets, tutti i broker del mondo ci devono guadagnare da qualche parte, no? Come ogni attività economica. Il guadagno del broker sta semplicemente qui dentro, in questa cosa che si chiama spread, quindi differenziale tra due cose che in questo caso sono il denaro e la lettera, quindi prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Quindi vedete che in qualsiasi momento c'è questa differenza, la media del mercato è
storicamente 2 punti, quindi cosa vuol dire? Che se il mercato quota, e qua mi serve tipo una lavagna, abbassiamo un po' qua, se il mercato, supponiamo che il prezzo sia 1,2560, come in questo caso l'euro dollaro sta scendendo, cosa fa il broker che fa 2 pip di spread? Al cliente fa comprare a 1,2561 e gli fa vendere a 59. Questa è un po' la logica. Giusto anche per farvi capire che 2 pip di spread non vuol dire per il cliente 2 quando entro e 2 quando esco, vuol dire 1 quando entro e 1 quando esco. Quello che sarebbe il vero costo per il cliente, lo spread. Però non è esattamente, cioè se un broker vi fa sull'euro dollaro 2 pip di spread, il suo guadagno non è 2 per eseguito, è 2 tra ingresso e uscita, cioè 1 ad eseguito. Perché vendo a 61, supponiamo di comprare e vendere subito. Compro a 61 e vendo 59. Quanto ci ho perso? Io trader, 2. Però ho fatto 2 eseguiti. Quindi praticamente 2 pips di spread vuol dire che l'eseguito mi costa un pips. Anche se poi di fatto la commissione non è a parte, nel senso non è che mi vedo addebitato sul mio conto un dollaro a parte, è già inclusa nel prezzo di acquisto e vendita. Con valute, indice e materie prime, anche se in sensi market si comporta così, la vera, l'unica commissione che noi offriamo è solo sull'azionario. Bene, poi, nel frattempo Walter mi diceva, la Svizzera è un paese importatore di valute altrui. Esatto. Bene, però quello che vi volevo dire, cosa molto importante, se in sensi market non fa 2 pip di spread, o meglio anche se in sensi market faceva 2 pip di spread, abbiamo a novembre, quindi già da un bel po' di tempo, tagliato drasticamente questo, portandolo a 0,7. Quindi cosa vuol dire? Invece di avere 1 quando compro e 1 quando vende, il trader ha 0,35 e 0,35. Quindi capite che è un grandissimo vantaggio per chi fa trading con CNC. Torniamo alle slide. I margini cosa sono? Il margine di garanzia è semplicemente quello che il broker tiene per mantenere aperta la posizione. Quindi se il trader, quindi ognuno di noi va a comprare 10.000, non è come in banca che viene richiesto di avere sul conto 10.000. CNC Markets offre un margine 0,25%. Cosa vuol dire? Che io moltiplico questo importo per 0,25% che fa 25, quindi cosa vuol dire? Che CNC Markets per mantenere aperta una posizione di 10.000 euro non chiede 10.000 euro, ma 25 euro soltanto. Quindi se io ho un conto da 1.000 euro, compro 10.000 euro di euro dollaro, posso farlo, e avrò altri 975 euro liberi per fare altre operazioni. Tenete presente, questo ve lo dico perché è molto importante, non abusate di questa cosa, nel senso che è normale che comunque voi dovete sempre fare per la vostra gestione del rischio riferimento al controvalore, quindi se vi state esponendo con 10.000 euro, comunque fate trading con 10.000 euro. Il vantaggio è che se vi viene bloccato meno sul conto, se vi viene bloccato meno sul conto, avete la possibilità di avere spazio libero, quindi fare più operazioni, diversificare, comprare euro dollaro, comprare euro corona norvegese, comprare fiat, vendere un altro titolo, eccetera, eccetera. Potete fare quello che volete più liberamente. Ecco, questo è il vero grande vantaggio della leva. Poi, l'altra voce era interessi. Allora, esiste questa cosa molto, molto importante nel trading che si chiama swap. Allora, se ci pensate, quando voi comprate, andate long sull'euro dollaro, per esempio, come abbiamo detto prima, il broker per voi compra euro e vende dollari. Chiaro? Quindi mettiamo euro più e dollaro meno. Quindi se compro euro dollaro, compro euro e vendo dollari. Supponiamo di andare long, quindi comprare euro, vendere dollari e andare overnight, quindi non chiudere la posizione di giornata, mantenere più giorni la posizione aperta. Cosa succede? Succede che, giustamente, dato che voi avete euro, il broker ve lo va a remunerare. Dato che voi siete short di dollari, dovete pagare un interesse. Allora, per fare le cose fatte semplici, il tasso da banca centrale è 1%.
Quindi supponiamo che il broker mi dà l'1% credito sulla posizione. Supponiamo che io ho 100.000 euro dollari long, quindi ho 100.000 euro comprati. Su quei 100.000, su base annua, prenderò l'1%. Però il problema è che sono short di dollari, quindi devo pagare il tasso di riferimento in dollari. In Stati Uniti attualmente è tra 0,0025, vabbè, mettiamo 0,25 per semplicità. Ora, vabbè, lo sto scrivendo così. Qual è quindi il punto? Che se io mantengo aperto questa posizione un anno, prenderò l'1% di interessi sull'euro, ma pagherò lo 0,25% sui dollari. Quindi si fa la semplice differenza, che si chiama swap, appunto la differenza, differenziale, che fa 0,75%. Quindi se io mantengo senza leva aperta una posizione di questo tipo e il broker mi va a pagare questi tassi, io su un anno prenderò lo 0,75%. È normale che nessuno fa trading per lo 0,75%, sennò si compra un bot e sicuramente meglio. Perché poi c'è ovviamente anche il rischio di cambio, nel senso che prenderò lo 0,75% credito dello swap, ma il mercato si muove e quindi magari l'euro dollaro scende del 20%, io per prendere lo 0,75% da una parte perdo il 20% dall'altra. È un po' come dire, io compro Generali perché dà il dividendo. Magari compro il titolo a 10 euro, il dividendo prendo 5 centesimi, quindi per prendere 5 centesimi di dividendo, magari poi Generali fa meno 20, perdo il 20% dall'altra parte. Questa è un po' la logica. A questa considerazione c'è un'altra cosa da fare. Quello che vi ho appena detto, prevede che il broker vi paghi il tasso della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve dall'altra parte, cosa che non fa nessuno, e in più non usate la leva, quindi se voi comprate 100.000 euro di euro-dollaro avete 100.000 euro sul conto. Dato che il broker vi finanzia anche la posizione, cioè 100.000 euro li comprate con 250 euro sul conto, quindi 100.000 euro di fatto vengono finanziati, è normale che poi lo swap non sia di fatto questo. Questo per dirvi come effettivamente funziona. Nessuno fa trading per questo, quindi tenete presente che questo, lo swap è una cosa marginale per il singolo trader, quindi non, questo lo dico perché c'è, è una cosa che c'è, nel senso che è importante nel mercato delle valute, sapete per chi, per spostare soldi da una valuta ad un'altra. Lo swap per il singolo trader non conta nulla, nel senso che per il singolo trader come possiamo essere tutti noi, questo non conta nulla, cioè al singolo trader conta la parte speculativa, che io compro a 1,25 per vendere a 1,2510 per capirci, dello swap non mi interessa niente, impatta pochissimo a favore o sfavore sul proprio conto, quindi non mi interessa niente, non faccio trading per lo swap. Invece per quanto riguarda la politica delle banche centrali, dei fondi eccetera eccetera, questa è una cosa fondamentale che ha spostato soldi e continuerà a spostare soldi per sempre. Ad esempio, se io vado sul dollaro australiano, il dollaro australiano è storicamente, come il dollaro neozelandese, una valuta, AUD, dollaro australiano, e NZD, dollaro neozelandese, sono storicamente due valute che hanno avuto un'economia di riferimento con tassi alti, perché c'è un livello di inflazione più alto, il livello della banca centrale più alto, così come anche il Brasile. In Brasile adesso siamo sui minimi storici, però il livello dei tassi di rendimento della banca centrale del Brasile è l'8,5%, negli Stati Uniti invece 0,25%, in Giappone 0,10%, in Svizzera anche livelli bassissimi, quindi capite come ogni economia ha la sua politica monetaria. La variazione dei tassi sposta tantissimi soldi. Di solito, quando i movimenti così, allora, mentre il dollaro australiano e il dollaro neozelandese hanno sempre avuto tassi alti, lo yen, quindi la politica giapponese, ha sempre avuto tassi bassissimi. Tra l'altro, il Giappone è uno dei pochi stati al mondo, forse l'unico, che ha sempre avuto problemi di deflazione, cioè di decremento del livello dei prezzi, che è il contrario dell'inflazione. Noi siamo sempre abituati a sentire parlare di inflazione. Invece il Giappone è uno dei pochi casi al mondo dove c'è sempre stato un tasso di deflazione. Ad esempio, se volevate comprarvi una Micra tempo fa e facevate un finanziamento, addirittura andavate a pagare meno la Micra, la macchina col finanziamento, piuttosto
che pagare in contanti subito, semplicemente perché c'è un caso di deflazione e i prezzi tendono a scendere. Comunque, giusto per dirvi, allo stato attuale, lo yen dà come riferimento lo 0,10%. Il dollaro australiano siamo attorno al 4%. Supponiamo che domani, o il prossimo incontro, in Australia si deciderà di aumentare i tassi, portandoli al 5%. Quindi, per quel fenomeno dello swap che vi dicevo prima, diventerà più conveniente comprare questa valuta, perché se io compro il dollaro australiano, prima mi pagava il 4,25, adesso mi paga il 5, quindi io la compro perché mi paga di più e venderò quello che mi costa di meno finanziandomi, quindi lo yen che mi costa solo 0,10, perché se lo faccio sull'euro mi costa 1%, se lo faccio sul dollaro canadese mi costa il 3,5%, sto facendo esempi. Allora lo faccio sullo yen perché io preferisco pagare 0,10 piuttosto che pagare 3. Questa è la politica monetaria che poi fanno le banche e quindi per il fenomeno del cosiddetto carry trade, questo è il carry trade, questo fenomeno ha fatto spostare a livello aggregato sempre una quantità infinita di soldi. Questo per farvi capire, questa è una notizia molto importante, il tasso di riferimento delle varie valute è sempre importante, più che tasso di riferimento è la variazione del tasso di riferimento. Se domani si alza Mario Draghi e decide di portare i tassi dall'1 al 2%, supponiamo, tanti compreranno l'euro perché l'euro adesso mi pagherà di più. Quindi è la variazione sempre che incide. È sempre un discorso di aspettative. Se invece Draghi dice no, io non porto adesso il 2% i tassi, lo farò tra un mese, i mercati la notizia la scontano, comunque il movimento ci sarà subito. Quindi è sempre molto importante quel discorso di seguire, se si può, i discorsi dei presidenti delle banche centrali, perché influenzano le aspettative degli investitori in una maniera che uno, se non segue i mercati, non si immagina. I margini richiesti da Sensi Market sul mercato Forex sono non 0,5 come scritto qua, ma 0,25% per le major, però di questo abbiamo già parlato, quindi vado oltre, abbiamo parlato prima di margini. Così arriviamo dritti alle notizie. Ah, prima Mauro infatti in chat mi scriveva il lotto minimo quanto monta. Il lotto minimo, ecco qua la risposta, è l'equivalente di 10.000 dollari. Quindi per l'euro dollaro, uno può dire io lotto minimo posso andare a comprare 10.000 euro, in realtà è sempre riferito in dollari, quindi se il cambio è 1,25 supponiamo, adesso siamo attorno a quel livello 1,2560, io il minimo per entrare mercato sull'euro dollaro in questo momento è 8.000 euro. Quindi qualsiasi valuta negoziata, il minimo ordine, il primo minimo ordine deve essere di almeno quel controvalore di 10.000 dollari. Tra l'altro, questa è una cosa molto importante da sottolineare, se io compro, questo è fondamentale, non fate errori su questo, se io compro 10.000 dollari, cosiddetto mini lotto, perché poi nel mercato delle valute il lotto sarebbe quello di 100.000 dollari, noi permettiamo di andare anche col 10.000, che è il cosiddetto mini lotto. Se io compro 10.000 dollari, vuol dire che la variazione di un pip, il pip è, come nei futures si dice tick, la variazione minima. Nel mercato delle valute, sull'euro dollaro, la variazione minima è considerata la quarta cifra, che se ci pensate, 1,25, 1,26 è la variazione di un centesimo. Da 1,25, 0,0 a 1,25, 0,1 si parla quindi di un centesimo di centesimo. Ecco, questo centesimo di centesimo, che può sembrare poco, vabbè per carità, nel mercato delle valute è abbastanza, neanche tantissimo per carità, un pip. Comunque, vabbè, si chiama pip, che è la variazione minima, ed è la quarta cifra dopo la virgola. Noi per una precisione abbiamo messo anche la quinta, però vedete che è infatti in piccolo, per creare poi, non creare problemi nel capire questo. Quindi il pip, la variazione minima, sarebbe la quarta cifra dopo la virgola, e esponendomi col contratto, col mini lotto da 10.000 dollari, mi fa guadagnare o perdere un dollaro. Quindi se io con il contratto da 10.000 compro a 1,2560, vendo a 1,2561, il mio profitto, barra perdita, in casi diversi sarà un dollaro. Se invece dovessi decidere di entrare con 100.000 dollari,
La variazione di un pip mi fa guadagnare, barra perdere, 10 dollari. Se dovessi decidere di entrare con 1 milione, 100 dollari a pip. Non fate cavolate, andateci piano, quindi iniziate con il giusto rispetto al vostro grado di rischio e stato patrimoniale, direi. Di questo ne parliamo in altri seminari, però mi raccomando, la gestione del rischio, questo lo dirò sempre nel trading, poi è la cosa che conta di più, come in tutte le attività economiche, nel senso anche chi ha l'impresa va a diversificare, non è che dice ok, io sono la Apple, punto tutto sull'iPhone, anche la stessa Apple ha fatto l'iPhone, l'iPad, l'iMac, eccetera, eccetera, quindi ogni azienda diversifica. Anche chi ha la panetteria non vende solo pane, ma fa grissini, eccetera, eccetera. Bene. Pausa, niente, niente. Vabbè, questa è una cosa banale. Il discorso ordini ne parliamo anche in seminari dedicati alla piattaforma. Andiamo direttamente alle notizie più importanti, poi chiudiamo. Queste sono tutte cose che abbiamo già detto. Il mercato delle valute, ecco, è sempre aperto per un discorso di fuso orario, appunto, dato che poi il mercato delle valute è fatto semplicemente dal fatto che le banche si scambiano soldi e il mondo gira, come dice anche la canzone. Ed è sempre il giorno da qualche parte, quindi, giusto poi per dare un'idea, un'indicazione utile, chi trada l'euro-dollaro avrà una fase migliore dalle 8 alle 18, semplicemente perché le banche europee aprono alle 18 e tendenzialmente i trend partono, ho detto alle 18, allora, aprono alle 8 ovviamente le banche europee, e quindi tendenzialmente i trend partono in quell'ora lì. Andiamo a vedere anche oggi. 8 dell'Europa, quindi 7 della piattaforma perché è la piattaforma all'orario. Quindi eravamo a questo livello. Vedete, subito c'è stato un trend. Vabbè, oggi giornata che è particolare, il trend è stato decisamente forte. Comunque, andatelo a vedere, i trend tendenzialmente partono alle 8, 8 e mezza di mattina, comunque dalle 8 alle 9, e poi si spengono verso le 18, dalle 18 alle 8 del giorno dopo non c'è questa grandissima volatilità sul mercato Forex, come appunto si vede anche qua, da ieri a oggi, e poi è partito il trend dopo. Quindi ogni valuta ha un po' i suoi riferimenti, anche come orario, cioè le potete sempre tradare, però è normale che a seconda anche dell'orario del paese dove la valuta è più diffusa, chi sono più eseguiti, più turnover, più scambi, quindi i trend partono con una certa facilità. Quindi, in poche parole, chi vuole fare trading di giorno può seguirsi l'euro-dollaro, se uno lo vuole fare di notte non si segue l'euro-dollaro, si segue il dollaro-yen. Ecco qua. Le principali notizie che influenzano il mercato sono, questa è la parte importante, poi chiudiamo. Tassi di interesse, quindi la politica delle banche centrali, come ho appena detto, il prodotto interno lordo, il PIL, l'indice dei prezzi del consumo, quindi l'inflazione, i sussidi di disoccupazione che sono diventati sempre un po' più importanti, soprattutto in America, la bilancia commerciale. Allora, tassi di interesse è sicuramente la notizia che storicamente, come ho detto finora, più volte ribadito, sono decisi dalle banche centrali, la politica monetaria è decisa dalle banche centrali, unica differenza rispetto a qualche anno fa che in Italia prima la politica era decisa dalla banca centrale, da Banca d'Italia, da quando c'è l'euro ovviamente tutti hanno abbandonato una politica monetaria. Prima cosa faceva l'Italia? Svalutava la lira, erano tutti contenti, si favoriva l'export e si ritornava in carreggiata. Adesso questo non si può più fare. E siamo messi così. È normale che l'euro alto, perché tendenzialmente l'euro in area 1,25, 1,26, 1,30 è un euro alto, l'euro è stato anche sotto la parità, sfavorisce ovviamente paesi come l'Italia che sono esportatori. Meno la Germania, perché la Germania esporta molto, ma esporta molto nell'area euro. Comunque, tassi di interesse sono decisioni mensili. Allora, la banca centrale di qualsiasi parte, quindi sia dell'Europa che degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, si riunisce ogni mese. Poi non è che ogni mese modifica i tassi, anzi, però la riunione e il discorso c'è sempre. Di solito per l'Europa, per la Banca Centrale Europea avviene il primo giovedì del mese, se non sbaglio il prossimo incontro sarà il 5 luglio, comunque il primo giovedì del mese alle ore 13:45. C'è sempre lo stesso giorno, alle 13 la Bank of England e alle 13:45 la Banca Centrale Europea, il primo giovedì del mese, poi lì c'è solo l'annuncio,
Poi alle 14.30 Mario Draghi fa la conferenza, o il presidente di turno, per non mettere adesso Mario Draghi. Invece la Federal Reserve, con Ben Bernanke, di solito lo fa l'ultimo mercoledì del mese. In questo caso, dato che c'è il G20, bla bla bla, l'ha fatto ieri, che di sicuro non era l'ultimo mercoledì del mese. I tassi di interesse forniscono un'indicazione per la salute globale dell'economia. Attualmente le previsioni sui tassi di interesse vengono spesso rispettate, anzi, ormai quasi sempre, non ci sono tantissime sorprese. Comunque la Cina, qualche giorno fa, il 7 mi sembra, ha tagliato i tassi di riferimento, non era così scontato. Poi, questo è un po' l'andamento dei tassi di interesse, come vi facevo vedere, come vi ho detto prima, Nuova Zelanda ed Australia sono le valute che hanno sempre avuto un tasso di riferimento più alto. Questo è il movimento dei tassi di interesse, è normale che tutti un po' sapete, però questo si vede chiaramente, che dal 2001 al 2003, quindi dopo la grande crisi, Torri Gemelli, eccetera, eccetera, i tassi sono scesi, tendenzialmente quando i mercati crollano, le banche centrali tendono a tagliare il tasso di interesse per favorire il settore immobiliare, quindi l'indebitamento da parte del privato con il costo del mutuo. Quindi chi praticamente anche lì si è fatto un tasso variabile nel 2001, in teoria ha avuto un buonissimo beneficio. Cioè se io singolo cittadino privato mi faccio un mutuo tasso variabile qua, pagherò una rata di, non so, facciamo cifra tonda, 1000. Se poi il tasso di riferimento scende, qua ne beneficio alla grande, pagherò molto molto meno. Ma proprio molto meno, tenete presente che anche nel calcolo del mutuo la singola variazione di 0,25 e 0,50, poi dipende ovviamente anche dagli importi, impatta per il calcolo del montante. Se invece una persona si è fatto il variabile qua, 2004, poi nel 2007 è rimasto un po' fregato. Se l'ha fatto nel 2007 invece ora trae grande vantaggio. Comunque tendenzialmente l'andamento dei tassi delle politiche delle banche centrali è inversamente correlato all'andamento del mercato azionario. Allora, passiamo al prodotto interno lordo, perché della prima notizia abbiamo parlato molto. Il prodotto interno lordo è il PIL, cioè la somma dei redditi di una nazione. Quindi il PIL dell'Italia è la somma del mio reddito, più il tuo, più il suo, più quello dell'altro, tutti i residenti italiani. È un indicatore per la salute e la crescita economica dell'economia di un paese. È da lì che si vede la recessione, no? La recessione è quando per due trimestri di fila c'è un PIL, quindi una crescita del reddito negativo. Da un valore di mercato di tutti i beni e servizi prodotti all'interno di un paese entro un certo termine. Nel frattempo Valerio in chat mi ha detto che è in recessione lui personalmente. Va bene. È visto come l'indicatore più importante, il quale riflette il tasso al quale un paese sta crescendo. Questo è molto ovvio, nel senso, è normale che tutti sapete che cos'è il PIL, grosso modo, per carità. È una cosa molto indicativa, nel senso anche a livello della famiglia, se lo stipendio cresce, si è tutti più contenti. A livello aggregato, se il PIL della nazione cresce, si è un po' tutti più contenti, si dà lavoro a tutti, gli stipendi sono tendenzialmente più alti, e però ci sono anche poi delle conseguenze, nel senso ci sarà un'inflazione più alta che magari nel lungo periodo, cioè gestire poi l'economia, un singolo paese, eccetera, eccetera, non è sicuramente la cosa più facile del mondo. Anche nelle decisioni che devono prendere poi i governatori, non c'è mai l'ottimo nell'economia praticamente, e quindi se si fa una cosa si tende a sfavorire un'altra. Questo è un discorso un pochino più ampio, le risorse sono scarse, limitate, bla bla bla. Il rilascio della notizia normalmente avviene durante la quarta settimana del mese. L'indice dei prezzi al consumo, il rilascio la seconda, la terza settimana del mese, è normale che non è una cosa casuale, poi se vedete qualsiasi giornale, qualsiasi sito internet, c'è sempre il calendario. Indice dei prezzi al consumo è l'inflazione, anche su questo non mi soffermo. È normale che le banche centrali regolano anche la loro politica monetaria, alziamo o abbassiamo i tassi, li lasciamo stabili, a seconda dell'andamento dell'inflazione. Ora le materie prime stanno scendendo, l'inflazione sta tendenzialmente scendendo, comunque non, negli Stati Uniti sta scendendo, in Europa è abbastanza stabile. Comunque l'inflazione ovviamente è molto importante perché influisce sui redditi ed influisce poi di conseguenza sulla scelta che abbiamo detto all'inizio dei tassi di interesse delle banche centrali.
Una notizia che ha avuto sempre più rilevanza nell'ultimo periodo, dal 2008 in poi in particolare, semplicemente perché il PIL, grosso modo, negli Stati Uniti cresce attorno al 2%, nell'Eurozona cresce attorno allo 0,8%, poi ci sono sempre gli stati, magari come la Spagna, l'Italia, la Grecia, dove c'è magari una crescita negativa, queste cose qua. Quindi, mentre le ultime notizie sono meno variabili, cioè i tassi di riferimento sono sempre quelli, quindi le prime tre notizie che abbiamo visto finora sono importantissime, però sono abbastanza stabili nel tempo, almeno nell'ultimo periodo. Grandi sorprese invece sono arrivati frequentemente dai sussidi alla disoccupazione, soprattutto quella statunitense, per chi sa, è il non farm payroll. Sono annunciati il primo venerdì del mese alle 14:30, di solito se vedete lì il movimento è sempre abbastanza forte. 14:30, primo venerdì del mese. Questo è ormai negli ultimi anni sempre un po' il dato più atteso. E lì ci manca un attimo la slide. Dà un'indicazione sul tasso di occupazione e se l'America crea sufficienti posti di lavoro su base mensile. Tra l'altro l'America non lo sta facendo, semplicemente perché il PIL non cresce come dovrebbe. Anche questo, il dato sulla disoccupazione, quando uno sente disoccupazione al 9%, quello è sempre un po' un dato che dice o non dice, perché non vengono inclusi quelli che hanno rinunciato a cercare lavoro, a trovare lavoro. Il tasso di occupazione sarebbe una cosa migliore rispetto al tasso di disoccupazione, in mia opinione. Comunque il tasso di occupazione, ovvero le persone che lavorano negli Stati Uniti, è al minimo storico degli ultimi decenni. I sussidi a disoccupazione cosa vuol dire? Se il dato è superiore all'attese, cioè se lo Stato dà più sussidi, vuol dire che ci sono più disoccupati e quindi questa è una cattiva notizia. Quindi quello che si spera sempre è che il dato sia più basso dell'attese. Quindi se si aspettano 380.000 di sussidi a disoccupazione, il dato esce inferiore a 350.000, per fare un esempio, è un buon dato. È normale che anche questo, a seconda del livello di occupazione dei propri cittadini, influenzerà la banca centrale ad aumentare o diminuire i tassi. Bilancia commerciale e flusso di scambi tra i paesi, quindi se un paese è importatore o esportatore, questa è la bilancia commerciale, anche questa influisce la politica economica. Il rilascio è 40 giorni dopo la fine del mese, cosa vuol dire? Che il dato di marzo sarà rilasciato il 10, non di aprile, ma di maggio, del mese dopo. Basta. Questo è quello che dicevamo all'inizio, fare vedere un po' di correlazioni. Questo è un discorso anche molto ampio, ne parliamo tante volte anche nei commenti ai mercati, però giusto per riassumere, euro-dollaro è correlato storicamente al mercato azionario, cioè se il mercato azionario sale, l'euro-dollaro tende a salire. Correlato al petrolio, semplicemente perché se il mercato azionario sale, le commodity in generale tendono a salire, aumenta la produzione industriale. L'euro-dollaro australiano è correlato al VIX, il VIX è l'indice di volatilità, che è correlato, inversamente correlato al mercato azionario, questo è già un pochino più complicato. Andiamo oltre. Ah, facciamo questo. L'euro franco-svizzero, ed aggiungerei anche l'euro-yen, come detto prima, dato che è correlato al mercato azionario. Cosa vuol dire? Abbiamo detto che il CHF e il JPY, quindi franco svizzero e yen, al di là del fatto che adesso vabbè, la banca centrale svizzera ha ancorato, cioè non è che ha ancorato, ecco, questa è una cosa carina da vedere. Non è che la banca centrale svizzera ha deciso di ancorare, ci sono sempre modi e modi di ottenere le cose, ecco quello che voglio dire. Io posso decidere che l'euro franco-svizzero deve stare fermo a 1,20. Però posso dire, ok, non lo faccio più tradare a nessuno, e questo è come dire un ritorno agli accordi di Bretton Woods, vado ad ancorare l'euro franco-svizzero a 1,20 e sta lì. Come un po' il renminbi, la valuta cinese, vado ad ancorarla a 6 dollari e sta lì. Invece l'euro franco-svizzero è una valuta che si può scambiare tranquillamente. Da settembre dell'anno scorso, dato che i mercati azionari stanno scendendo e quando i mercati azionari scendono, gli investitori vanno su beni rifugio come il bund, l'oro,
vanno anche, come detto prima, sullo yen, che è considerato un bene rifugio, ma vanno anche su il franco svizzero, che è considerato un bene rifugio. Quindi cosa era successo? Era successo che il franco svizzero si era apprezzato. Tutti comprano franco svizzero, il franco svizzero si apprezza. Se il grafico scende, vuol dire che la prima valuta si deprezza. Quindi l'euro si era deprezzato nei confronti del franco svizzero. Quindi, in poche parole, il franco svizzero si sta apprezzando. La Svizzera, oltre che, come aveva detto Walter prima, è un paese importatore di valuta altrui, per quanto invece riguarda le merci e i servizi, è un paese esportatore. Quindi, come lo yen, come il Giappone, non vuole un cambio basso in questo caso. Cioè, non voleva scendere sotto la parità, non voleva diventare una valuta forte. Non voleva, perché se prima per fare un franco ci volevano 1,40, per fare un dollaro ci voleva 1,40 franco, questo è metà 2010, siamo arrivati praticamente alla parità. Allora cosa ha fatto la Banca Centrale Svizzera? Dapprima ha detto io sotto 1,20 compro, quindi tutti, nessuno vuole essere contento. Una decisione della banca centrale, perché nessuno ha la quantità di soldi, o forse pochi ce l'hanno, come ha fatto Soros nel 92 con la sterlina, o pochi hanno la capacità economica di andare contro la decisione della banca centrale, non tanto solo per quanto la banca centrale mette in soldi, cioè la banca centrale può dire io metto 300 miliardi per fare questa cosa. In più, oltre a quella potenza di fuoco di 300 miliardi, c'è l'effetto psicologico che è su tutti gli altri. Cioè tutti dicono no, io contro la banca centrale non mi metto, contro la banca centrale non mi metto, quindi se la banca centrale fa l'annuncio di voler mantenere la valuta 1,20, chi aveva operato in questa zona, diciamo chi aveva venduto a questi livelli, di sicuro qua va a chiudere la posizione, perché mi dice, in questo momento penso che il cambio andrà a 1,20, quindi andrà qua. Quindi se uno non è stupido e aveva venduto, per fare un esempio, a 1,32, a 1,10 chiude, perché prende profitto, non si mette contro la banca centrale che mi manda poi il cambio a 1,20. Quindi cosa fa la Banca Centrale Svizzera? Semplicemente fa questa cosa, quando il cambio arriva a 1,20 io compro e lo sta facendo da settembre, infatti vedete che il cambio è ancorato. È normale che la banca centrale si sta prendendo un rischio perché sta continuando a comprare, compra, 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 compra. Quindi, se un domani i mercati un po' si ristabilizzeranno, si abbandona un po' lo yen e il franco svizzero come bene rifugio, si inizia a vendere, la banca centrale cosa farà? Andrà a scaricare tutti questo euro franco, dollaro franco, euro franco, scusate, questa è una cosa che riguarda solo l'euro, euro franco. A 1,20 li andrà a vendere, che ne so, a 1,21, a 1,2050, a 1,32, quello che sarà. E quindi farà un profitto, perché poi le banche centrali hanno il loro bilancio. Difficilmente vedremo un abbandono di questa politica e lasciare ancora abbandonare questa cosa, perché se viene fatto oggi è normale che c'è ancora turbolenza sui mercati, quindi l'euro franco potrebbe scendere ed è normale che se dovesse scendere a 1, la Banca Centrale Svizzera farà una perdita. Quindi questa è una cosa da seguire. Al momento c'è chi riesce a fare un po' quel giochino con poco, dato che il cambio rimarrà attorno a 1,20 fin quando non ci saranno altre novità da questa situazione. Però è normale che il cambio un pochino si muove, perché poi c'è chi compra euro, c'è chi compra franchi, c'è chi li vende, c'è un'attività commerciale dietro, nel senso che non è che l'economia è bloccata, c'è uno scambio di denaro, è normale. C'è chi fa questo giochino, non è facile tenere gli eseguiti, compra a 1,2007 se riesce e vende a 1,2012 circa, anche perché poi c'è lo spread in mezzo, quindi bisogna guadagnare almeno quei 3-4 punti. Ecco, questo è quello che fa qualcuno. È normale che non si può fare con quantità enormi, perché non è facilissimo fare l'eseguito, però qualcuno butta gli ordini limite e riesce a farlo. Infatti Vatte mi dice che è difficile entrare, sì. No, bisogna mettere lì l'ordine e avere la pazienza, non bisogna esporsi con grandissime quantità perché è difficile poi avere l'eseguito in quel caso. E poi c'è anche lo spread da tenere conto, però si cerca sempre di guadagnare quei 3-4 punti, alcuni vengono mangiati lo spread. Vabbè, questa è una piccola parentesi.
Quello che appunto stavamo facendo nel discorso generale è perché appunto c'è questa correlazione col mercato azionario, con l'euro franco-svizzero, perché abbiamo detto che il franco-svizzero si apprezza quando il mercato azionario scende e quindi si deprezza nei confronti dell'euro quando il mercato azionario sale. Quindi per questo motivo, detto finora, a parte quella parentesi sull'eseguito, l'euro franco-svizzero, così come l'euro yen, e aggiungerei anche dollaro franco-svizzero, e dollaro yen sono correlati con il mercato azionario. Le altre sono un po' complicate. Poi, come detto prima, abbiamo il dollaro australiano che è correlato con l'andamento del rame. Il rame è collegato con l'andamento delle borse per il discorso di produzione industriale, quindi il dollaro australiano è correlato positivamente, cioè sale quando il rame sale. E tendenzialmente la borsa americana sale. Il dollaro canadese è correlato con il petrolio. Se il petrolio sale, il dollaro canadese tende a salire. Ovviamente non c'è una correlazione al 100%, però la correlazione di lungo periodo è storicamente mantenuta. Per tutte le altre informazioni del caso, se avete dubbi, sappiate che la registrazione è disponibile per i nostri clienti attivi. Come un po' la nostra logica, quindi noi facciamo un percorso formativo per i nostri clienti, il conto è gratuito, il percorso formativo è gratuito, quindi chiediamo giusto quello di avere un conto con noi. Il percorso CNC Academy è completamente a disposizione con tutte le registrazioni per i nostri clienti attivi. Per tutte le altre informazioni del caso, info@cmcmarkets.it, facebook.com/cmcmarketsitalia, il nostro canale social dove andiamo a creare la nostra community, mettere i vari post, le varie notizie, qualcuno scrive sui seguiti. Potete scrivere un po' quello che volete, fa bene partecipare, secondo me, anche alla community. Per tutte le altre informazioni, appunto, info@cmcmarkets.it, 800 977 467 i nostri riferimenti. Sapete che sul nostro sito c'è il calendario. Domani abbiamo nel nostro ufficio a Milano, Corso Venezia 5, come Simone Market Mover sugli indici e sul Forex dalle 10 alle 17 con il trader indipendente, molto bravo e profittevole, Paolo Serafini, che è sul mercato da anni, quindi racconta un po' il suo modo di lavorare. Chi riesce a esserci, basta andare sul sito, registrarsi, poi presentarsi fisicamente. Domani inizia alle 10, domani mattina, venerdì 22 giugno, questo lo ribadisco, ancora che uno si sente la registrazione, magari se la sente luglio, e domani mattina si presenta in ufficio, non c'è nessuno. Quindi questo è venerdì 22 giugno, dalle 10 alle 17 con Paolo Serafini. In generale il calendario è sempre disponibile sul nostro sito, cliccate poi su formazione e poi su seminari sulla sinistra. Fate attenzione che dove c'è scritto seminari online sono seminari online e dove c'è scritto seminario sono seminari qua in ufficio a Milano. Venerdì 29 avremo un altro seminario fisico con Insight TIC, gli altri sono tutti seminari online e c'è scritto. Domani caricheremo il calendario del mese di luglio. Grazie ancora per l'attenzione, vi auguro buona serata e buon trading.